Dottor Boccia, si è appena conclusa un bel incontro con 500 ragazzi che si impegnano nell'amministrazione locale, a cui lei ha dato dei messaggi. Che messaggi in particolar modo ha voluto segnalare a questi giovani qui alla Summer School e perché? Beh, due aspetti. Uno è partire dal pessimismo delle previsioni e passare all'ottimismo delle aspettative, con una sottolineatura per noi molto importante che la vera questione nazionale del paese è la questione industriale. E quindi chiederci quale manifatturiero vogliamo immaginare nei prossimi anni, nel secondo paese manifatturiero d'Europa, dopo la Germania, è un elemento che tenda ad aiutare, agevolare un percorso di un paese manifatturiero che ha ancora grandi potenzialità di esprimere e quindi non appiattirci sul presente. Quali messaggi vuole dare alla politica? Beh, la politica deve sempre più intervenire sui nodi di sviluppo, abbiamo bisogno di più politica, non di antipolitica, abbiamo bisogno di politica alta, di politica di scelte. Intervenire sui nodi di sviluppo significa ridurre il global tax rate rispetto per esempio alla Germania, ridurre il costo dell'energia, ridurre il famoso spread e aiutare a mettere in competitività il paese. Intervenire su questo significa immaginare un paese che, se oggi è il secondo paese manifatturiero d'Europa, nonostante questi handicap, potrebbe diventare il primo paese industriale del mondo. È un sogno, una visione, metterebbe insieme impegni, sacrifici e visione, e penso che sia una scelta di politica, almeno dal nostro punto di vista, sulla questione industriale. La riduzione della pressione fiscale riuscirebbe da sola a riattivare questo che lei sta dicendo adesso, questa dimensione industriale? Guardi, la politica industriale è fatta di tanti piccoli passi, lo ha detto bene l'onorevole Vignali, ognuno nei suoi ruoli e nei suoi compiti deve assumersi una responsabilità nell'andare nella stessa direzione. L'efficienza della giustizia, il costo del global tax rate, il costo dell'energia, il costo del lavoro per unità di prodotto che riguarda le relazioni industriali e quindi le imprese e i sindacati sono elementi in cui tutti insieme dobbiamo fare, come dire, i nostri passi, perché da soli possiamo fare tanto, ma da soli questa volta non ce la faremo. Il senso di comunità del paese, lo spirito che avevamo nel dopoguerra deve essere parte di noi. Noi abbiamo avuto un crollo del PIL come se avessimo avuto un conflitto, ma è accaduto in termini economici. Prendere atto di questa emergenza per risolverla in un paese che ha i fondamentali è la prima precondizione per mettere in competitività il paese.